noi non parliamo di rottamare il PD, noi diciamo che chi ha fatto 3 mandati in Parlamento, come da statuto del PD, ci fa la cortesia di non aggrappare le proprie terga a una seggiola, ma di lasciare spazio ad altri. Colui che si propone di allontanare e sostituire un gruppo dirigente considerato antiquato. E proprio ora che Matteo Renzi sembra aver preso le distanze da quel motto che l'ha reso celebre, la parola rottamatore entra ufficialmente nel vocabolario della lingua italiana. Del resto si sa, il lessico è in continua evoluzione, tutti inventano, coniano termini, modi di dire, che poi utilizziamo ogni giorno senza nemmeno accorgercene. Ancora 7 giorni e lo smacchiamo il giaguaro. E allora chissà se l'auspicio elettorale di Bersani, smacchiamo il giaguaro, riferito al suo avversario politico Berlusconi, alle prese ora con il problema dell'agibilità politica, diventerà un nuovo modo di dire all'italiana. Ma ad aver ispirato la politica spesso è stata proprio la generazione di coloro che hanno appena passato i 30 anni, a volte con termini poco edificanti. Prima erano bamboccioni, come disse l'allora ministro Padoa-Schioppa, confortato dal collega Brunetta, perché vivevano ancora con mamma e papà. Poi un po' sfigati se non si laureavano nei tempi, come disse il professore viceministro Michel Martone, e infine, per l'ex ministro Fornero, troppo ciusi, schizzinosi nella scelta del lavoro. Ora tocca agli adolescenti, i ragazzi tra i 20 e i 30 anni, le cui condizioni di vita e le cui mentalità sono considerate simili a quelle di un adolescente. Insomma, a ognuno il suo tempo, a ognuno la sua parola. Ed è proprio così, la parola rottamatore è entrata ormai nel nuovo dizionario con altre nuove 1500 parole. Renzi praticamente conia ogni sì. giorno una parola nuova. Ieri asfaltiamo l'avversario e lui non lo batte, addirittura lo asfalta, quindi e questa insomma, è un'altra parola. Sembra parola che la politica si stia cercando, diciamo, un nuovo linguaggio, una nuova forma verbale, in qualche modo anche per affermare il bisogno di rinnovamento in qualche modo. È questo che potrebbe guidare questi neologismi, Domenico De Masi? Ma a volte il linguaggio precede i fatti.